Buonasera e benvenuti allo stand Vibrazioni in Luce che vi accompagnerà nella scoperta di come è possibile estrarre dalle vibrazioni energia mediante materiali piezoelettrici. Vi parlo dal laboratorio di dinamica e diagnostica strutturale dell'Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono qui assieme alla mia collega Giorgia Leonardi. Primo un ringraziamento particolare a Fabio Passacantilli, che ci ha aiutato nell'allestimento di questo esperimento. Buongiorno. Per introdurvi al problema, vi condivideremo alcune slide che abbiamo preparato. Allora, come abbiamo detto, parliamo di vibrazioni in luce. Da dove partiamo? Beh, partiamo ovviamente da qualcosa che sentiamo molto spesso ultimamente, ovvero sviluppo sostenibile. La definizione è stata coniata dalle Nazioni Unite e la definizione è uno sviluppo che possa assicurare che l'odierno sfruttamento di risorse e dell'ambiente non ne comprometta l'uso futuro. Spesso noi ne sentiamo parlare in relazione all'energia e al riscaldamento globale, sentendo come la combustione e quindi l'utilizzo di combustibili fossili abbia portato ad emissioni di anidride carbonica e quindi ad un aumento dell'effetto serra e al riscaldamento globale. E in questo sentiamo parlare anche di rinnovabili e di come l'aumento di queste rinnovabili potrebbe essere la soluzione di parte del problema. Però sostenibilità non è solo energia, è anche materiali. Ad esempio, l'esempio più famoso è sicuramente l'uso della plastica e si pensa spesso che la soluzione sia il riciclo. Ma in realtà riciclare rimanda più che risolve il problema, perché ogni volta che un materiale viene utilizzato, ovviamente si degrada nelle prestazioni. E quindi una soluzione più sostenibile, per esempio, potrebbe essere evitare l'uso di contenitori usa e getta e invece passare a qualcosa che può durare nel tempo, come una bottiglia di vetro. Ora, che cosa c'entra questo con l'energia? Beh, sostenibilità non è qualcosa che va a risolvere un unico problema, è qualcosa che deve andare a rendere sostenibile il nostro sviluppo da tutti i punti di vista. E quindi il problema con le rinnovabili è sulla contemporaneità dell'utilizzo di questa energia, ovvero se io non consumo subito l'energia elettrica che produco, devo necessariamente immagazzinarla e come la immagazzino al momento con le batterie. E questo lo vediamo anche tutti i giorni nella nostra vita con le batterie dei nostri telefoni. Per staccarci dalla rete elettrica dobbiamo avere qualcosa che fornisca energia, ma anche le batterie per i telecomandi, per qualsiasi tipo di elettronica, per i computer. E cosa succede una volta che la batteria si scarica e non può più essere ricaricata? Va smaltita. E sappiamo tutti che va smaltita in punti di raccolta particolari. Perché? Perché le batterie contengono dei metalli pesanti che, se dispersi nell'ambiente, possono provocare l'inquinamento di suolo e acque. Quindi pensare alle rinnovabili come soluzione del riscaldamento globale potrebbe portare, ovviamente, alla creazione di un nuovo problema, come quello dell'inquinamento delle acque. Quindi, per rimanere connessi, viaggiare, essere curati sempre meglio, avere rapporti lavorativi in tutto il mondo, insomma, connettere tutte le cose che abbiamo, creare un internet delle cose, abbiamo bisogno di soluzioni che siano volte a una sostenibilità a 360 gradi. Noi non abbiamo oggi la pretesa di trovare la soluzione a tutto il problema, perché i problemi complessi hanno bisogno di soluzioni complesse, però nel nostro piccolo vogliamo darvi una dimostrazione di come la microproduzione di energia per alimentare dispositivi elettronici a basso consumo sia possibile anche wireless. E quindi vogliamo darvi l'idea di questo energy harvesting, cioè estrazione di energia dalle vibrazioni, che è un'altra fonte rinnovabile di cui non si sente parlare perché ovviamente
non è energetica quanto può essere l'energia del sole e l'energia del vento, ma che comunque potrebbe aiutarci per creare una rete wireless di elettronica che funziona, interconnessa. Vediamo come. Passo la parola a te. Avete fatto con Giorgia un salto nel futuro, adesso torniamo nel presente con quello che vogliamo mostrarvi in questo esperimento di oggi, nel nostro stand. Ebbene, vi condurremo passo passo a capire quelli che sono gli ingredienti di questo esperimento, ma prima di tutto vi diciamo quale sarà la stazione di arrivo. Vedete in questa grafica vari dispositivi colorati. Vedete una sorgente di energia che sarà sostanzialmente la nostra sorgente di vibrazioni, che farà le veci un pochino di quello che è il nostro calpestio su un pavimento, altrimenti del traffico veicolare, del passaggio di un treno su un ponte. Bene, poi abbiamo la nostra piastra vibrante, quella in azzurro, che metterà in movimento in moto i piezi elettrici, fatti in giallo e rosso, li potete notare lì in mezzo, che hanno una sorta di trampolino, ma non è un trampolino normale, è un trampolino ricoperto di materiali piezoelettrico. Da qui si sprigionerà la nostra energia con cui accenderemo una lampadina o più modestamente un LED o altrimenti in futuro i sensori che avremo a casa. Bene, come vedete la nostra piastra è ricoperta di palline colorate. Queste palline colorate ci serviranno dopo per mettere in evidenza un fenomeno particolare. Mentre adesso sono la nostra cartina di tornasole che la piastra realmente sta vibrando, perché tra poco utilizzeremo questa piastra come una cassa acustica, come un nostro diffusore, come un nostro altoparlante. E per farvi sentire l'effetto suoneremo la quinta sinfonia di Beethoven. Bene, avete sentito in questo momento come si possa sentire la musica utilizzando dei dispositivi di laboratorio, il nostro shaker, che è il nostro generatore di vibrazioni. Adesso queste vibrazioni erano sostanzialmente accordate con la musica, ma possiamo dire che la nostra piastra è come se fosse in qualche modo una sorta di individuo che ha le sue canzoni preferite, la sua playlist. E quali sono queste sue canzoni preferite? Sono i suoi modi di vibrazione che suonano a una ben determinata frequenza, che si chiama frequenza di risonanza. Bene, abbiamo queste tonalità. Abbiamo queste tonalità e qui vediamo ad esempio il primo di questi modi di vibrazione. Come vedete ha una forma come se fosse un dosso che è incernirato agli estremi della nostra piastra. Bene, questo modo di vibrazione, come ho detto, non so, è ben determinata frequenza, circa 24 Hz, ma i nostri modi di vibrazione in realtà sono molti di più. Ebbene, quando ascoltiamo quindi la quinta sinfonia di Beethoven, in realtà ne vediamo diversi, ok? Adesso guardiamo se è tutto. Bene, allora, i nostri modi di vibrazione sono un pochino come i colori della luce. E la luce è la nostra sinfonia di Beethoven. Ebbene, così come mediante un prisma riusciamo a scomporre la luce in colori, noi adesso nel nostro prossimo esperimento vogliamo andare a scomporre le nostre vibrazioni in modi. D'accordo? Qui vedete che i modi non sono pochi, le canzoni preferite sono veramente tante, quindi qui vedete semplicemente alcuni di questi. Il problema è che vi ho detto che sono invisibili, quindi noi ci concentreremo adesso su alcuni di questi modi, che vedete qui in figura, e sono dei modi a 23, 137, 160 Hz, quindi delle frequenze in realtà che non sono altissime per l'orecchio umano. Prestate attenzione al fatto che quando questi modi in qualche modo oscillano, vi sono alcuni punti, alcune linee che non si muovono. Ebbene, le nostre palline andranno su queste linee che non si muovono come se fossero delle buche. Saranno i nostri attrattori che permetteranno di mettere in evidenza i nostri modi. Benissimo, adesso quindi noi suoneremo la canzone preferita della nostra piastra, che sarà quella a 23 Hz.
Avete visto il modulo 93 Hz, adesso passiamo al modulo alla frequenza più alta, a 137 Hz. Ovviamente adesso distribuiamo un pochino queste palline, le spargiamo e vediamo che adesso si ricomporranno verso le buche, cioè le linee nodali, i nostri modi di vibrazione, mettendoli in evidenza come se fosse il nostro prisma per le vibrazioni. Bene, stargiamo veramente le nostre palline e andiamo avanti con l'ultimo modo che sarà circa 167. Benissimo, qual è l'importanza di questi modi? Che questi modi ci aiuteranno a trasmettere l'energia alla frequenza giusta, non soltanto alla piastra, ma anche al nostro pezzo elettrico, che anche lui, con la sua struttura a mensola, ha delle frequenze particolari, frequenze le quali riesce ovviamente a produrre più energia e quindi ad alimentare le nostre lampadine o i nostri sensori in una maniera più efficace. Quindi adesso lascio la parola a Giorgia che inizierà a portarvi nella seconda parte del nostro esperimento in cui i pezzi elettrici saranno ovviamente i protagonisti. Ed eccoci qua, perché finora non abbiamo capito per quale motivo, come facciamo effettivamente a cambiare e a trasformare questa energia della vibrazione in elettricità. E allora ecco qua il nostro dispositivo di conversione. Abbiamo questa piccola area che è il piezoelettrico effettivamente, poi un supporto metallico e una base che incastra la lamina. Questa è ovviamente la connessione elettrica. Tramite la base su cui viene poggiato si ha la trasmissione della vibrazione al piezoelettrico. Ora, però non abbiamo ancora capito come effettivamente, che cos'è questo materiale piezoelettrico in fin dei conti, perché vi ho spiegato che abbiamo un dispositivo, che abbiamo una lastra di questo materiale piezoelettrico e che abbiamo poi un supporto metallico. Però il materiale piezoelettrico è un materiale particolare che associa a deformazione una produzione di elettricità. Infatti ha due effetti, un effetto diretto o generatore che a seguito di una compressione o di una trazione provoca una produzione di energia elettrica nel materiale, oppure un effetto inverso o motore che viceversa, se connettiamo una batteria oppure anche un'altra fonte di energia elettrica, provoca una deformazione nel materiale piezoelettrico. E questo cosa ci porta? Ci porta alle applicazioni di questi materiali piezoelettrici, che anche se magari possono suonarvi nuovi di nome, di fatto li avete vissuti già mille volte nella vostra vita, perché abbiamo gli accendini che quando premiamo il pulsante deformano un materiale piezoelettrico che dà una scarica di energia e che quindi di energia elettrica e che quindi accende il gas. Abbiamo i biglietti d'auguri che quando li apriamo hanno al loro interno un materiale piezoelettrico che viene alimentato e che suona proprio come la nostra piastra prima. Abbiamo le scarpe dei bambini che quando saltano deformano un materiale piezoelettrico all'interno che accende un LED. Ora, noi ovviamente vogliamo farvi vedere l'applicazione di questo materiale piezoelettrico e l'applicazione futura che sarà nell'elettronica a bassa potenza. Per fare questo, intanto vi presentiamo
il nostro sulla tratta. E presentandolo, tecnico, e presentandovelo vi faremo vedere con questo strumento che non so realmente suonare, ma che insomma produrrà un suono comunque. Vi facciamo vedere come reagirà il nostro materiale piezoelettrico al suono. Per fare questo lo faremo tramite questo questa visualizzazione dell'energia prodotta dal materiale piezoelettrico. Come vedete, già mentre parlo non mi reagisce già sulla suono della mia voce. Questo perché anche il suono è una vibrazione, ovviamente. Tanto più se suono lo strumento. Come vedete, il materiale è molto sensibile a quello che gli succede intorno. E sta tenendo il ritmo, come facciamo vedere con una macchina di brano, che è un piatto. Benissimo. E siamo arrivati quindi all'elemento finale, al nostro esperimento finale. Passo di nuovo alla parola. Come ha detto Giorgia, questo è il momento clou nel quale genereremo energia e quindi accenderemo i nostri LED. E vi ricordo quelli che sono gli elementi importanti, quindi abbiamo la nostra sorgente vibrazioni che è posta al di sotto, il nostro generatore che quindi riprodurrà l'eccitazione che può essere in altri ambienti, sulle strade, grazie al traffico, in tanti altri, come posso dire, momenti della nostra giornata, perché poi stiamo cercando in qualche modo di ricavare le vibrazioni da quelle che sono le nostre attività quotidiane. Abbiamo la piastra, abbiamo il piezo che vibra, messo in evidenza con quelle frecce, in qualche modo con il movimento che riproduce in qualche modo una sorta di terremoto per il piezoelettrico. Quindi abbiamo un'eccitazione che viene detta sismica e in questa maniera quella aletta rossa, quel trampolino, permetterà ovviamente di avere degli spostamenti abbastanza grandi da poter accendere dei piccoli LED. Questi piccoli LED ovviamente producono una piccola energia. Questi dispositivi hanno quindi bisogno evidentemente di essere ottimizzati, se ne possono utilizzare anche più in serie, e grazie a questo noi possiamo quindi pensare di alimentare i nostri sensori, i sensori che sono nelle nostre case, quindi. E quindi, ad esempio, andando sulla domotica, ma si pensa ad esempio anche di utilizzarli per estrarre dell'energia dal mare, non tantissima quanta serve magari per andare ad alimentare un sensore che sta misurando l'altezza dell'onda in mezzo al mare, che ovviamente magari nelle cattive giornate non riceve energia dai pannelli solari, ma grazie al movimento delle onde può, tanto per fare un esempio, mettere in moto un pendolo all'interno di queste boe, e questo pendolo va a sbattere contro, ad esempio, un piezoelettrico. Grazie quindi a questi impulsi noi possiamo andare a accendere il nostro sensore. Ovviamente questa cosa va fatta in una certa maniera, nel senso che quando sarà attivo ad esempio il pannello di energia solare, noi avremo la possibilità di andare a ricaricare una piccola batteria, diciamo una batteria tampone, che ci aiuterà nel momento in cui ovviamente non avremo più il nostro pannello a disposizione. Una cosa importante in questi esperimenti è ovviamente fissare bene il piezoelettrico al basamento, perché ovviamente se tutto il basamento dovesse saltare, l'energia si tradurrebbe nel moto ovviamente dell'insieme, quindi di quell'elemento giallo che costituisce il nostro punto di aggancio, e non sarebbe viceversa possibile mettere in moto la cosa più importante per noi, che è l'elemento sensibile, il nostro elemento rosso. Adesso che abbiamo sistemato l'esperimento, abbiamo la possibilità
ritornare sullo schermo e quindi adesso noi spegneremo le luci in maniera tale da riuscire a questo punto a mettere in evidenza l'accesso alle pieze elettriche. Allora, diciamo, questo sarà un pochino il momento un pochino più difficile, vediamo se riusciamo ad avvicinarci il più possibile con la nostra camera, che diciamo, per ragioni tecniche poi è quella che sta all'interno esattamente del computer. Aspetta, aiutiamo. Abbiamo un problema. Abbiamo sempre delle condizioni in diretta che possono, diciamo, mutare in maniera imprevedibile e quindi in questa maniera noi abbiamo verso la conclusione della nostra presenza, ma avremo tempo, se volete, per qualche domanda. Evidentemente questo, ciò che abbiamo fatto vedere, non è nient'altro un pochino che la cartina di tornasole della nostra attività di ricerca che conduciamo qui all'Istituto di Ingegneria del Mare, all'interno del Consiglio Nazionale di Ricerca, ovviamente si occupa anche di, e non soltanto su delle cose, ma anche di cercare, insomma, di portare delle innovazioni alla tecnologia. E tutto è effettivamente partito, già vi ho parlato prima di domotica, e tutto è partito in qualche modo con la domotica, con un progetto e-cabin che si proponeva, finanziato dal MIT, assieme a Fincantieri, che si proponeva di andare a creare la cabina del futuro, una cabina nel quale dei sensori autoalimentati con le poche vibrazioni di una cabina insonorizzata come la cabina di una nave da crociera, questi sensori avevano lo scopo di andare in qualche modo a tracciare quello che è il clima, la luce e quant'altro all'interno della cabina e metterli a disposizione, queste informazioni, di una esperienza di cabina migliore per, ad esempio, chi rientrava dopo essersi fatto magari la palestra e voleva, ad esempio, una cabina un pochino più calda. Ebbene, le informazioni che partivano da dispositivi indossati da tutti i croceristi venivano quindi confrontate con le condizioni della cabina e le condizioni della cabina venivano automaticamente adeguate a quella che è l'esperienza dei croceristi. Quindi, in qualche modo, anche noi siamo partiti dalla domotica. Adesso, quindi, concludiamo diciamo il nostro intervento e se avete domande, ovviamente, siamo qui a disposizione per rispondervi. Se qualcuno vuole fare domande può intervenire sia dalla chat che fare delle domande, l'applicazione permette delle domande specifiche. Dove si potrebbero utilizzare i viaggiatori? Beh, allora, l'applicazione ovviamente è molto ampia, nel senso che ovunque abbiamo vibrazioni anche minime, perché oggi vi abbiamo fatto vedere delle vibrazioni un po' più importanti, però c'è tanta altra tecnologia dietro che era difficile mostrarvi in questo ambito di stand, streaming e live. Beh, ovunque abbiamo delle vibrazioni potremmo trovare un'applicazione di sensoristica utile, ad esempio nel monitoraggio delle strutture, perché tramite le vibrazioni di una struttura si può identificare la presenza di un danno all'interno della struttura e quindi intervenire con una manutenzione. Questo è molto utile nei ponti, negli edifici stessi, oppure ancora in ambito medico. Si stanno studiando dei piezoelettrici che possono alimentare i pacemaker in modo da evitare l'inserimento di una batteria e quindi anche da evitare che il paziente venga sottoposto ciclicamente a delle operazioni al cuore. Ancora,
Per alimentare i dispositivi elettronici a basso consumo di potenza, non so, i telecomandi per esempio, premere un pulsante è sicuramente una deformazione che si impone a un piezo elettrico, quindi per esempio quello sarebbe più che sufficiente per mandare poi il segnale alla televisione. Lo stesso per i pulsanti domotici che accendono le luci, le regolano, ancora sensoristica negli impianti per monitorare i parametri. Ovviamente ricordiamo che i piezi elettrici sono utilizzati anche con un effetto al contrario, se possono essere gli attuatori, cioè l'energia messa nel piezo elettrico può consentire di deformare le strutture. No, le taglie sono molto, molto piccole, ovviamente, non è una tecnologia scalabile in taglia. Abbiamo delle potenze che si aggirano intorno ai milliwatt e per questo parliamo sempre di elettronica a basso consumo. Come dicevamo, infatti all'inizio non vuole essere una soluzione a tutto il problema energetico, ovviamente, vuole soltanto consentire una sempre maggior capillarità dell'elettronica senza dover sovraccaricare comunque una rete elettrica e soprattutto una complessità impiantistica anche delle nostre reti elettriche. Quindi è più questa la branca a cui ci stiamo riferendo. E se non ci sono altre domande. Perfetto. E quindi se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per averci seguito e speriamo insomma che vi sia piaciuto e chiaramente magari potrete in futuro continuare a seguirci tramite il sito dell'istituto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.